a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e prima di ogni cosa ci tenevo ad augurarvi Buon Natale. Caricherò questo video su YouTube la mattina del 24 dicembre e per questo ci tenevo a farvi i miei migliori auguri. Sono stata indecisa a lungo se pubblicare un video la vigilia di Natale o meno, perché fatto dei fatti, a Natale nessuno sta su YouTube, di solito si sta con i propri parenti, con i propri amici, insomma si è immersi un po' in quella che è la vita reale piuttosto che la vita online. Però poi ho pensato, questo sarà un Natale davvero particolare, tanto tanto tanto, e tanti di noi saranno soli in casa o comunque non avranno granché da fare, a parte qualche videochiamata o un pranzo veloce con il proprio convivente, e magari avranno voglia di distrarsi qui su questa piattaforma. Dunque, questo è quello che ho da dirvi. Io spero vivamente che voi questo video non lo vediate oggi. Spero che siete talmente presi dai vostri affetti, da tutte le cose belle da fare, da decidere di rimandarne la visione a dopo il Natale. Ma se queste festività non saranno le più felici per voi, le più spensierate, le più leggere, mi auguro caldamente di farvi un po' di compagnia in questi giorni difficili. Per quel che mi riguarda, questo non sarà il Natale più felice di sempre, però mi ritengo molto grata perché immagino, spero, sarà un Natale tranquillo. Io penso che gran parte del mio tempo la passerò su Instagram. Se non mi seguite e volete un po' di compagnia per la vigilia, sappiate che sono ReadVlogRepeat anche lì. E detto ciò, addentriamoci in quello che è il vero e proprio video. Questo è un pre-book haul, nel senso, oggi vi andrò a parlare di 5 volumi che ho ricevuto di recente, dei quali ancora non abbiamo ben discusso qui sul canale e che ci tenevo a raccomandarvi come lettura da fare durante le vacanze, se avete più tempo a disposizione perché siete in ferie, o se magari sotto l'albero avete trovato una gift card per Amazon o una gift card per la vostra libreria di fiducia e dunque avete un po' di soldini da spendere in libri. Ecco, io vi raccomando di comprare loro e di leggere loro. Come sapete, in tutti i video che riguardavano comunque questo momento delicato che stiamo vivendo, vi ho sempre raccomandato delle letture che fossero anti-ansia, che parlassero di attacchi di panico, che affrontassero il problema dell'emotività in questo momento. E di recente sul mercato è uscito Lui, che mi sembra veramente un'ottima alternativa in questo senso. E Lui è fragile, maneggiare con cura, scritto e disegnato da Elisa Sciori, che poi sarebbe su Instagram Disegnetti De Pressetti, ed è edito da Vallardi al prezzo di 14,90€. C'è qualcosa che non va in questo video? Che cos'è? Il fatto che di norma io sono da questo lato e i libri da questo. Raga, non mi stava tornando qualcosa, stavo impazzendo, perché questo è il nostro setup di libri. Normale, perdonatemi. Manie da youtuber. In ogni caso, questo è un grosso ibrido, nel senso, ovviamente non lo posso definire graphic novel, ma in realtà non mi sento nemmeno di definirlo fumetto. Elisa ha raggruppato diverse sue illustrazioni, diverse sue vignette per argomento, tra l'altro divise per colore in maniera splendida. Ecco, qui vi posso fare un esempio pratico. Abbiamo il fastidio. Elisa dedica un paio di pagine a quelle che sono le sue impressioni sull'argomento che sta per andare a trattare, offre spunti di riflessione, offre curiosità, offre del supporto. Nel suo piccolo lo fa veramente, e subito dopo iniziano le vignette dedicate a questo tema. Io questo volume me lo sono mangiato. Ho iniziato pensando farò un po' di binge reading con Fragile, nel senso lo leggerò nei momenti in cui non posso, non voglio leggere altro. Invece ho aperto pagina 1 e non mi sono fermata sino a che non l'ho chiuso. Veramente un volume delicato che arriva dritto al punto, che offre, come ho già detto, tanti spunti di riflessione, fa ridere di tanto in tanto, ti fa sentire un pochettino più capito nel mondo, ti fa sentire un pochettino più a posto. Secondo me, se non state vivendo tanto bene questo momento, Lui potrebbe essere un bel regalo da farvi e da fare. Altro libro che mi è arrivato di recente, questa volta da Odoia, e l'ho pensato per tutti coloro che si ritrovano un po' senza niente da fare in queste vacanze. Magari in ferie erano abituati a uscire, andare a trovare parenti, essere comunque impegnati, ecco, in attività fuori casa, e ora si ritrovano un po'. Che facciamo? Ecco,
si potrebbero dare alla scrittura. Scrivere secondo me fa sempre bene, sia che si abbiano ambizioni da autore come ce le ho io, sia che si voglia scrivere per se stessi un diario, un bullet journal, semplicemente veramente una frase al giorno scritta su un quaderno a caso. Guardate che aiutano molto 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 più di quel che sembra, ci aiutano sia a livello emotivo, personale, per canalizzare un po' quella che è l'energia della giornata e liberarci di un po' di peso, ma secondo me aiutano anche molto a livello organizzativo, perché scrivere ci aiuta a mettere in ordine i pensieri, fondamentalmente. In ogni caso, appunto, Doi ha appena pubblicato lui, che mi sembra molto carino, ed è Scrittori sulla scrittura, scritto da Serena Bedini, il sottotitolo è Guida di scrittura creativa attraverso i grandi autori, edito al prezzo di 16 euro. E all'interno di questo manuale noi troviamo tanti volti noti, nomi più che altro noti della narrativa contemporanea, moderna e classica, che dicono la loro su un determinato aspetto della scrittura creativa. Per esempio abbiamo Come iniziare un romanzo con Roland Barthes, oppure abbiamo Come creare altri mondi in compagnia di Tolkien, Scrivere senza macigni sul cuore, ce ne parla Calvino, eccetera, eccetera. Non c'è un vero e proprio eserciziario, ecco, alla fine di ogni capitolo, ma indubbiamente possiamo trovare fra queste pagine tantissimi spunti di scrittura diversi, se non altro per uscire un po' dalla nostra comfort zone letteraria e avventurarci magari in temi nuovi, in stili narrativi nuovi. E ovviamente, se voi amate particolarmente uno degli autori che interviene fra queste pagine, potete imparare qualcosa in più su di lui e su quelle che sono le sue idee a tema scrittura. Devo proporre qui qualcosa che potesse piacere alla maggior parte di voi, perché sarebbe bellissimo se iniziaste a scrivere durante queste vacanze e a sfogarvi in questo modo. Avete bisogno di ridere in queste vacanze, perché non ridete da tanto tempo, perché è qualcosa che vi manca, o magari vi sentite un po' soli. Di recente Feltrinelli Comics, ragazzi, mi ha fatto uscire un nuovo volume di Lucrezia. Io sono impazzita quando mi è arrivata la notizia, cioè gli ho tartassati, ho detto vi prego mandatemelo, vi prego. Sono stati molto gentili non inviarmelo, vi ringrazio tantissimo. Questo qui è Lucrezia, tutto quasi, scritto e disegnato da Silvia Zicher, edito appunto da Feltrinelli Comics al prezzo di 19 euro. Lucrezia è un personaggio ideato da Silvia Zicher. Silvia Zicher, per chi non lo sapesse, a parte una delle mie fumettiste preferite di sempre, mi fa compagnia da tutta la vita, ha lavorato tantissimo con la Disney e poi appunto ha creato anche altri personaggi fuori da questo universo che sono diventati parecchio iconici in quella che è la narrativa contemporanea italiana, passatemi questo termine. Lucrezia esiste da parecchio tempo, è arrivata sulle pagine di diverse riviste femminili e ogni tot ne escono delle raccolte, questa appunto è l'ultima. Lucrezia fa morire da ridere. Per darvi un termine di paragone che voi possiate conoscere, Lucrezia è una Bridget Jones, quella del film, non quella del libro, perché quella del libro è una snob antipatica, quella del film è estremamente simpatica e relatable. Questa è Lucrezia, ha il cagnolino più carino del mondo che si chiama Oliver. Io ho avuto l'opportunità di incontrare Silvia Zicher qualche anno fa a Bologna e appunto mi sono fatta fare la dedica con l'immagine del cagnolino. È divertente, piacevole, spegnete il cervello per 5 minuti. Nonostante Lucrezia spesso e volentieri tende ad affrontare argomenti quali per esempio il cambiamento climatico, la questione del femminismo, sono comunque, non voglio dire argomenti annacquati, è proprio il personaggio di Lucrezia, è proprio il contesto attorno a lei, il mondo attorno a lei, che nasce per essere leggero. Per cui, anche se gli argomenti trattati alle volte non lo sono, sappiate che comunque non si va mai nella retorica, non si diventa mai pesanti, non ci sono mai vignette che si trascinano per lungo tempo. Lucrezia è un personaggio dei fumetti vecchio stile che io veramente ci tengo tanto a raccomandare a tutte coloro, a tutti coloro che sentono la mancanza di Bridget Jones nella propria vita. Io ovviamente la sento e Lucrezia è il mio staple in questo senso, ma che vogliono davvero ridere e basta, senza farsi troppe domande, perché ragazzi ne facciamo già troppe nella vita di tutti i giorni. Mi rendo perfettamente conto se voi volete spegnere tutto quanto, aprendo un libro volete trovare un universo parallelo in cui i problemi sono un po' quelli che sono. Molto bello, fra l'altro, ci tengo a dirlo,
Fra le raccolte di Lucrezia, e io le ho lette tutte, le posseggo tutte, questa qui secondo me è la più bella, proprio perché è la più completa. Dunque, se ne dovete scegliere una, io a lei darei un'occhiata. PS, ancora non ve l'ho detto in questo video, so che dà fastidio a un sacco di gente, ma io lo faccio comunque, mi dispiace. Se vi do fastidio, tutti i volumi dei quali parleremo oggi saranno linkati ad Amazon nell'info box, se li volete acquistare attraverso i miei link e sostenere il mio canale. PS, da questa settimana è attivo anche il mio codice sconto sul sito dell'Ippocampo. Sono felicissima perché non è una collaborazione che hanno con tanti influencer, e come sì... Non so che cosa di speciale, però ne sono felicissima. Troverete tutte anche qui le informazioni nell'info box del video se volete comprare libri Ippocampo direttamente dal loro sito. Continuiamo con l'altro volume che mi è arrivato ultimamente. Non so perché continuo a ripeterlo. Alla fine, all'inizio del video, ho detto direttamente che erano tutti libri arrivati ultimamente, che questo fosse un mezzo book haul, ma in ogni caso di questo parleremo veramente poco perché giovedì prossimo ne discutiamo nel wrap up. È un libro che ho letto questo mese, è un libro del quale parleremo a buttare perché ne parleremo anche nei libri top del 2020. Io ve lo dico, io ve lo dico. Se avete voglia, cari, di leggere una raccolta di racconti alla fine del 2020, se magari in queste vacanze, sì, ok, avete voglia di leggere, ma non avete tanto tempo e quindi preferite una narrativa a pezzettini, la definisco io, nel senso racconti brevi da mordicchiare quella piuttosto che un libro più lungo del quale magari pensate di non riuscire a tenere il filo, se volete scoprire una delle più grandi autrici che siano mai esistite, una delle mie preferite, ma una delle preferite di tanti, ecco, apprezzata universalmente, se non vi volete fidare delle mie opinioni, se magari lei già la apprezzate, avete già letto sue cose, non sapete che è tornata in libreria, io non so più che dire per convincere la gente a leggere questo libro, cioè mi manca solo di lanciarlo dalla finestra, però ho solo questa copia, quindi non lo posso fare, mi dispiace, altrimenti lo farei. La luna di miele di Missy Smith, scritto da Shirley Jackson, edito da Adelphi al prezzo di 19 euro. Shirley Jackson è morta 30 anni fa e continuano a spuntare ancora fuori i suoi inediti perché questa scriveva come una pazza, racconti brevi a manetta continuamente e sono sparsi praticamente in giro per gli Stati Uniti. Riemergono da scatoloni dimenticati in scantinati, si trovano nelle biblioteche, non se ne capisce nulla. È stato ritrovato appunto un bel mucchio di recente e i figli, gli eredi della Jackson, hanno deciso di pubblicarli in questa raccolta postuma. Dunque, queste sono tutte storie della Jackson che nessuno ha mai letto prima e sono tutte una più bella dell'altra. Se vi è piaciuta la lotteria, io ho ritrovato le atmosfere della lotteria qui. So che non sono per nulla professionale in questo momento, ma io con la Jackson non riesco ad essere professionale. Ragazzi, i racconti brevi più belli del mondo riposano fra queste pagine per quel che mi riguarda. La lotteria continua ad essere il mio racconto preferito, non fa parte di questa raccolta, però se vogliamo qualcosa che ci si avvicini veramente, veramente, veramente tantissimo, lo troviamo qui. La Jackson vi stupirà, vi scioccherà, vi dimostrerà cosa cazzo si può scrivere in 5 pagine per lasciare il lettore con la mascella a terra. È incredibile. Leggendo il comunicato stampa di questo libro, mi sa che mi è capitata di fronte una citazione, se non ricordo male, era di Stephen King, forse mi sbaglio. Potrebbe essere di Stephen King che diceva: "La Jackson non è in grado di scrivere una frase sbagliata", ed è vero. La Jackson non è in grado, non è capace, proprio Dio non le ha dato la capacità di scrivere male niente, perché a lei sì, a me no, ancora non si è capito. Però abbiamo La luna di miele di Missy Smith ed è stato bellissimo, è stata una lettura fantasmagorica che io sarò sempre grata di poter aver fatto e magari in queste vacanze la volete fare anche voi. Concludiamo con un volume che mi divide parecchio. Perché? È un volume che ci tenevo tantissimo ad inserire qui perché mi è arrivato da poco e perché mi è piaciuto da morire. Mi è piaciuto veramente da morire. Ma ho bisogno necessariamente di fare un disclaimer gigantesco, vista quella che è la tematica del video e il momento che stiamo vivendo. È un volume che parla di come la tua famiglia possa fallire nello starti accanto, parla di relazioni che vanno a finire male, malissimo, parla di vite che vanno a finire male, malissimo. Non c'è gioia tra queste pagine, è una raccolta di racconti brevi a fumetti. Ecco, così lo specifichiamo prima che mi dimentichi di dirlo dopo.
non c'è positività, non c'è il miracolo di Natale. Dunque, io vi dico, se ve la sentite, perché non siete toccati dal momento, nel senso voi state bene, perché già il Natale lo odiavate, come la sottoscritta, allora ok. Se invece sentite di aver bisogno di positività adesso, perché il vostro corpo ve lo richiede, lasciatelo perdere, ci arriverete in un altro momento quando sarete pronti. Ogni libro ha il suo secondo, ha il suo giorno, ha il suo mese, ha il suo anno, ricordatevelo sempre. La lettura giusta deve arrivare al momento giusto. Se questo non è il momento giusto per questo libro, lasciatelo da parte. Se invece pensate che possa esserlo, Senza cuore, titolo azzeccatissimo, Amore, famiglia e altre prigioni, scritto e disegnato da Nina Bungevac ed edito da Rizzoli Lizard al prezzo di 19 euro. Questa è una raccolta di storie della Bungevac, alcune sono fra l'altro autobiografiche, che sono apparse in anni diversi, su riviste diverse, sono state poi raccolte qui. Tipo questo racconto si intitola Sbagliata e contente. Non ve lo sfoglio, perché le tavole della Bungevac sono fortissime. Lei è l'autrice di Bezimena, della quale abbiamo parlato infinite volte perché è stata il graphic novel della mia vita. E ho sempre paura di venire demonetizzata perché i contenuti effettivamente delle storie sono forti, sono violenti, sono cupi. È stata una lettura straordinaria. La Bungevac ha una capacità di sviscerare la complessità e la cupezza dell'animo umano. Cioè, proprio ti apre. E lei guarda giù, cioè mentre chiunque altro ti apre e vede fino a una certa, ok, la Bungevac apre, vede tutto quanto, vede l'abisso dell'umano ed è in grado di tradurlo su pagina. La Bungevac è talento, ragazzi miei, allo stato puro. Scegli editori argomenti che sono veramente molto pesanti, tragici e che ti fanno finire col morale sotto le scarpe, però comunque è talento. Allo stato puro. Non andrò oltre perché davvero non voglio deprimere nessuno oggi. Oggi tentiamo di essere il più allegri possibile. Io sono molto grata di averlo letto, anche se l'ho letto in questo periodo, l'ho finito l'altro ieri. Comunque sono stata felice, perché per me approcciarmi alla Bungevac è un onore. Davvero, certe volte io mi ritrovo davanti ad autori, fumettisti, disegnatori, sceneggiatori che mi fanno dire grazie, cioè mi inginocchio e dico grazie di esistere, grazie di essere entrato nella mia vita perché mi hai insegnato cose nuove, mi hai offerto un'esperienza di lettura incredibile, un'esperienza di vita incredibile. Senza cuore è appena uscito e se ve la sentite è lì. Lettori, questo video è finito, io spero tanto che vi sia piaciuto, ne approfitto per augurarvi ancora buone feste, io vi mando un grosso, grossissimo bacio, vi auguro delle buone letture, spero abbiate trovato delle cose belle sotto l'albero, anzi fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualche libro o fumetto ad attendervi fra i regali, noi ci vediamo alla prossima.